Presentiamo i candidati, è una lista che conferma la partecipazione della società aquilana che non si era mai rappresentata in questa forma, cioè con una caratterizzazione poco politico-partitica e invece molto legata alle professioni, ai mestieri e soprattutto con una partecipazione di giovani, cosa che mi rallegra particolarmente, perché vedo che ci sono candidati giovani che credono nel progetto che abbiamo costruito in questi mesi. Franco Mucciante, capolista della lista del Movimento Civico Domani L'Aquila, inizia una nuova avventura. Ma più che una nuova avventura è una conferma della mia coerenza a quello che ho detto per dopo il terremoto, che io non ero né di centrosinistra né di destra, io conservavo sempre la mia posizione di centrodestra e oggi mi sono riappropriato della mia libertà e ho aderito all'invito del candidato sindaco Pierluigi Properzi per dare una mano a lui nell'ambito di un'amministrazione che ha bisogno di uomini capaci, di uomini dotati di esperienza, di concretezza, perché i problemi sono tanti e occorre tanto impegno e tanta cosa. Si candida in una lista sostenuta anche dal PDL, quindi sempre era centrodestra, nell'ultima consigliatura però nell'ultimo scorcio ha rivestito il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio, insomma la più importante insieme al Consiglio Comunale, una scelta insomma che va in contrasto un po' anche con quello che è stato l'ultimo orientamento. No, non va in contrasto assolutamente. La mia disponibilità a fare il Presidente della Prima Commissione non era dettata da cambiamento di ideologie, ma era semplicemente l'apporto concreto a una situazione disastrosa che si è determinata dopo il terremoto. Questa mia candidatura come capolista con la lista candidato sindaco Properzi vuole ribadire che nella vita politica di amministratore occorre la coerenza. Io sono qui per continuare la mia vita politica nel centrodestra, mai che fosse venuto meno e mi fosse venuta l'idea di passare al centrosinistra.